Saluto Giorgio Pallini che starà in diretta con noi per parlare di questo e molto altro. Ciao Giorgio. Ciao Manuela, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Insomma, tutto work in progress è il caso di dirlo. Noi ci siamo sentiti per stabilire l'intervento nella diretta di oggi a partire dalla considerazione della creazione della Superlega e di capire questo cosa avrebbe portato sui mercati azionari. Oggi dobbiamo fare un ragionamento completamente diverso. Allora, ti chiedo subito così per partire, poi naturalmente entriamo nel dettaglio dei mercati, ma questo passo indietro e questa addirittura richiesta di scuse per i tifosi, eccetera, eccetera, è un po' una presa di posizione populista, secondo te, un termine che vuol dire tutto e non vuol dire niente, insomma, però ci siamo capiti. No, non credo neanche una presa di posizione un po', ecco, populista come l'hai etichettata tu. Parliamo semplicemente di business e di denari e tanti, tra l'altro. Secondo me si gira essenzialmente su questo fattore, che è quello economico. Si è parlato tantissimo in questi ultimi 2 giorni e in Italia, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, non poteva essere altrimenti perché lo sappiamo, il dio calcio viene quasi prima di qualsiasi altra cosa. Vero. Si parla solamente di soldi, secondo me, perché lo abbiamo già visto come anche i premier, i primi ministri delle principali nazioni interessate, quindi Francia, Italia e in Gran Bretagna, hanno subito preso posizione. Questo un pochino mi fa pensare, anzi più che un pochino, mi fa pensare tanto come subito i principali capi di Stato sono saliti alla ribalta. È vero che Draghi forse un pochino meno, con un profilo un po' più basso, mi verrebbe da dire per fortuna, insomma, però queste prese di posizione fanno pensare tantissimo. Il giro d'affari è enorme, tutto ciò è stato creato, se andiamo a spulciare un po' tra le notizie, da quello che è uno dei più ricchi uomini d'affari al mondo, ovvero l'ucraino che è tra l'altro possessore della piattaforma DAZN. Quindi DAZN che ha già conquistato i suoi pacchetti di diritti televisivi nei principali campionati nazionali in Europa, lo sappiamo in Italia e poi anche in Francia, in Inghilterra, si sta giocando la partita anche per la Spagna ed è lui, tra le mille notizie, il principale investitore su questo progetto della Superlega. Quindi parliamo, ripeto, il 45esimo uomo più ricco al mondo. È chiaro che dietro c'è un fortissimo business. In borsa i movimenti sono stati più che esagerati, adesso magari li vedremo una alla volta. Un giro d'affari enorme, sponsorizzato in prima battuta, si è detto da JP Morgan, che ha messo sul tavolo oltre 3 miliardi e mezzo di dollari, attendendo subito un ritorno da questo investimento nel primo anno di oltre 10 miliardi. Quindi capite bene di cosa stiamo parlando. Si fa tutto esclusivamente per i diritti TV. Questa è un pochino una mia idea, perché a parlare di tifo a livello professionistico va bene, si può fare, attira tantissima attenzione, ma non mettiamo adesso le mani avanti a dire: ah no, non va bene perché il tifo viene prima di tutto, i meriti sportivi. Vi ricordo e mi ricordo che la UEFA e la FIFA sono forse le associazioni sportive tra le più criticate negli ultimi anni. È Non vero. dimentichiamoci gli scandali di Blatter, di Platini e di tutto quello che gira attorno al mondo del calcio, che è vero, e negli ultimi anni è arrivato a contestualizzare una bolla veramente, veramente forte. Se andiamo a leggere i numeri, uno per tutti, il riferimento al campionato italiano, solo la Serie A ha un giro d'affari di circa 4 miliardi di euro, ma il debito ammonta a oltre 5 miliardi di euro. Quindi capite bene che stiamo parlando di cifre e numeri veramente grandi e soprattutto questi miliardi di debiti sono da riferire alle principali squadre, guarda caso, quelle che sono andate a costituire da subito questa Superlega. Se parliamo ancora di debiti finanziari, solo il 2019-2020 ha visto chiudere l'anno in rosso per quanto riguarda le tre squadre italiane, per il Milan un rosso di oltre 190 milioni di euro, per la Juve di oltre 93 milioni di euro, per l'Inter anche sopra i 100 milioni di euro. Capite bene che cercare una nuova soluzione non è sbagliato e magari tra poco vi dico anche la mia, perché la Superlega non è dal punto di vista sportivo, del merchandising, dell'economia stretta rispetto ai club professionistici, un'idea sbagliata. Abbiamo degli esempi veramente veramente importanti in altri sport. Io sono un grandissimo appassionato di basket, Manuela, l'ho praticato, lo Sì. pratico da tantissimi anni.
Si è preso come punto di riferimento l'NBA, il campionato al più alto livello professionistico nel mondo, il campionato americano, che però si basa su altre leggi sportive, e quindi non è possibile ricreare dall'oggi al domani nel calcio in Europa una soluzione del genere. Però si può ricalcare il modello dell'Eurolega, ovvero il massimo campionato sportivo di basket a livello europeo, che tra l'altro ieri sera ha visto una strepitosa partita tra l'Olimpia Milano, che ha vinto all'ultimo secondo di un punto sul Bayern Monaco, ed è un campionato che già 20 anni fa, nel 2000, quindi parliamo di 20-21 anni fa, già nel 2000 ha visto diciamo, il distaccamento dei maggiori top club europei rispetto alla federazione di basket europea principale, la FIBA. Che è quello che sta accadendo in questi giorni, ma ci sono voluti 20 anni per arrivare a creare un modello che adesso è invidiato forse anche dall'altra parte dell'oceano per certi versi, perché il campionato di Eurolega di basket è a un livello altissimo per quanto riguarda il tasso tecnico, e anche le società sportive sono Sì. davvero molto ricche. Citavo Milano, c'è Giorgio Armani dietro, quindi capite di cosa stiamo parlando. Certo, beh, ma hai capito perché allora ti ho chiesto in modo anche un po' provocatorio e con un sorriso se questo passo indietro fosse populista, perché il ragionamento che hai fatto tu, cioè del fatto che si dica no, però il calcio deve andare solo nella direzione dei tifosi e bisogna preservare quello, il tifo, i meriti, ci mancherebbe altro, non sto dicendo che non siano ovviamente elementi fondamentali, Sì, però certo. insomma le problematiche altre che tu hai elencato bene c'erano già, non è che con la Superlega, insomma, poi è talmente stato un flash per ora che non si era ancora capito quali potessero essere i vantaggi eventualmente, però insomma non penso che la Superlega potesse diventare davvero la pietra dello scandalo, no? In un sistema evidentemente che ha già molte cose da sistemare. Ecco, questo mi ha fatto insomma, formulare la domanda con il termine populista, però credo che tu l'abbia capito e l'hai motivata bene la tua view. A questo punto, mi piacerebbe fare con te un po' una panoramica di quello che è accaduto proprio ai titoli, relativi alle società, appunto di riferimento dei club. Juventus, abbiamo visto oggi, è proprio naviga in bruttissime acque. Se vuoi, partiamo proprio dal titolo Juventus. Caspita, sì, naviga, affonda in bruttissime acque in realtà, perché la percentuale di perdita rispetto ai massimi di solamente 2 giorni fa, di lunedì, è del meno 16%. Partiamo dalla chiusura della scorsa settimana, quando il titolo era ancora lì in acque, 0,76 centesimi circa. Lunedì iniziano a trapelare le primissime notizie rispetto alla Superlega, il titolo apre e sale fino ad incrementare la quotazione in area 91-92 centesimi, quindi quasi un più 20% rispetto alla chiusura della settimana precedente. Lì subito, non ti dico che sono stato inondato di richieste, di messaggi, però ci siamo andati vicini perché tantissimi volevano comprare il titolo Juventus. Io ho messo subito le mani avanti dicendo no, attenzione, no, chiaro che non andiamo a comprare un titolo che fa già più 15, più 20%, però so altrettanto che tantissimi piccoli retail, quindi piccoli operatori, sono entrati sui prezzi di mercato tra lunedì e ieri mattina, e adesso purtroppo si ritrovano con questa perdita che, come detto, al momento ha riportato la quotazione proprio sui livelli di venerdì scorso, anzi anche qualcosina più in basso. Tra l'altro su un'area di prezzo di scambio, Manuela, che tecnicamente incrocia un canale rialzista sulla parte bassa, quindi attenzione perché se dovesse essere rotto a ribasso il livello tra i 75 e i 76 centesimi di prezzo, il titolo Juventus potrebbe addirittura subire un'ulteriore flessione. Poi è chiaro che io tendo a non consigliare i titoli sportivi perché diciamo che in borsa non si basano su grossi fondamentali, quindi è quasi appunto un titolo da scommessa. Non abbiamo un indice di riferimento, non abbiamo qualcosina che può Sì. sostenere l'andamento di un titolo sportivo, per cui sempre con molta cautela. Poi Questo se vale qualcuno sempre interviene. per te, no, Giorgio? Ho capito bene, non solo quando ci sono situazioni come quella, attuale, insomma. Certo, Beh, sì, sui titoli sportivi, certo, certo. vale un po' sempre, a maggior ragione in questi ultimissimi giorni. Però Certo. ecco, per chi lavora un po' sul medio periodo, sul lungo medio periodo, si può sempre ipotizzare di inserire un titolo come Juventus in portafoglio e vedere tra X anni quanto vale. Non dimentichiamoci che solo 4 anni fa la quotazione del titolo Juve era sotto i 30 centesimi, quindi
C'è stato un grandissimo exploit negli ultimi anni. Poi è molto interessante capire cosa è accaduto in questi 2 giorni. Perché? Perché si parla sempre di, soprattutto questa mattina, di grosso fallimento da parte della dirigenza juventina, della società, e diciamo che da certi punti di vista è così ed è vero. Anche se, secondo me, il concetto di Superlega andrà avanti, e anche la stessa Champions League non sarà, credo, non si allargherà a 36 squadre nei prossimi anni, Ok. sarà ridotta come era inizialmente proiettato ieri e l'altro ieri, e quindi ci sarà una riformulazione anche sui meriti sportivi, ecco, visto che parliamo di meriti. Sul titolo Juve, chiudo Sì. questa brevissima parentesi, Manuela, sarebbe interessante capire chi ha venduto in realtà queste azioni, perché nella giornata di lunedì sono stati scambiati oltre 61 milioni di pezzi, pensate, quando la media degli ultimi 3 mesi sul titolo Juve è appena di 5 milioni di scambi di titoli. Quindi c'è stato un grandissimo movimento che ha portato, come abbiamo detto, a un innalzamento del 20% della quotazione. Si parla di circa 200 milioni di euro di aumento di capitalizzazione del titolo, che da 1 miliardo della scorsa settimana è arrivato ieri, l'altro ieri, a 1 miliardo e poco più di 200 milioni. Quindi sarebbe interessante Eh sì, capire chi ha eh preso sì. profitto ieri, perché, come detto, il trader retail ieri mattina ha comprato sui prezzi alti, tranne magari qualche velocissimo collega che è andato a comprare a prezzi più bassi, chiudendo subito l'operazione ieri mattina. Ma sarebbe interessante capire questo. Perché dico una frase del genere? Perché il 63 circa per cento delle azioni del titolo Juve sono in possesso sempre della famiglia Agnelli, quindi della fondazione Exor. Un altro 11-12% è in possesso della società inglese Lindsey Train, ovvero 2 ex broker finanziari della City che hanno messo su questa società e hanno inserito nel loro portafoglio il titolo Juventus. Quindi sarebbe da capire chi ha incassato questi 200 milioni, per dirla proprio in breve, perché se le maggiori azioni sono state incassate dalla società Exor, è chiaro che la Juve ha solamente guadagnato da questa operazione. E magari questi tot milioni di euro possono anche servire a ribilanciare un po' quelle perdite di cui abbiamo parlato prima. Quindi sarebbe Certo. interessante capire questa situazione. Sugli altri titoli, poi, E invece, infatti Manuela, ti c'è stavo proprio stato. chiedendo qua, cosa è accaduto agli altri titoli, cioè quali sono quelli che hanno mostrato evidentemente più movimenti. Partiamo dalle società inglesi. Per quanto Sì. riguarda l'Arsenal, che non è una società quotata in borsa, ma si può speculare o investire sul titolo solamente tramite transazione privata. E pensate un po', una sola azione del titolo Arsenal si aggira sulle 30.000 sterline, quindi non è proprio alla portata di tutti. Mentre No. l'altro titolo, Manchester United, che è quotato al NYSE con Aisin Manu, tra l'altro, Ah, perfetto, guarda, allora vado subito a pre, eccolo qua. Ma pensa a te, non sapevo ci fosse un ticker con il mio diminutivo. Ecco, allora guarda, questo me lo segno. Manu, ecco qui. Sì, molto interessante, anche perché è il titolo dei top club che si erano iscritti inizialmente al concetto della Superlega, più capitalizzati di tutti. Ha una capitalizzazione di oltre 2,40 miliardi di dollari, quindi parliamo più del doppio rispetto alla capitalizzazione della Juve, per fare un paragone. Anche qui, nel corso della giornata di lunedì, c'è stata un'apertura in forte rialzo. Massimo colpito in area quasi 18 dollari, ovvero più 12% rispetto alla chiusura della settimana precedente. Ma anche in questo caso, già nella giornata di ieri, è stato rimangiato completamente tutto il guadagno che era stato concretizzato nella prima giornata di questa settimana, e quindi già quotazione in forte ribasso. Vedremo oggi quale sarà l'apertura con la sessione di Wall Street, e se addirittura il titolo continuerà a perdere terreno e a scendere anche sotto, come è stato un po' per il titolo Juventus. Altri titoli interessanti: Borussia Dortmund, quindi spostiamoci in Germania, Eisen BVB, BVB, Bologna, ok. Verona, Bologna. Anche qui abbiamo assistito ad una forte accelerazione nella giornata di lunedì, addirittura un più 13% rispetto alla chiusura della passata settimana, e anche qui, anche in questo caso, subito prese di profitto, perché il Borussia Dortmund inizialmente era uno di quei top club interessati ad entrare, a partecipare alla Superlega, ma anche in questo caso, come stiamo vedendo, delle forti prese di profitto. Potremmo anche guardare un altro titolo italiano per quanto riguarda Sì. la Roma, quindi ASR come Isin, che inizialmente non era inclusa nei 12 top club, comunque nei club fondatori, però anche in questo caso c'è stato un leggero balzo al rialzo nella giornata di ieri, quindi dei massimi
che hanno aggiornato un po' i livelli già colpiti la scorsa settimana, quando su una notizia addirittura rilasciata da Perez, da Florentino Perez in prima persona, che coinvolgeva anche la Roma, il Napoli o la Lazio per partecipare a questa Superlega. Quando poi, questa anzi ieri sera, ieri notte, come avete ricordato anche benissimo prima, sono arrivate delle notizie di smentita sulla Superlega, il titolo della Roma questa mattina ha aperto in netto ribasso, addirittura a un meno 7% rispetto ai massimi colpiti nella giornata di ieri. Quindi capite che, ecco, per le principali società sportive quotate in borsa sono stati 2 giorni davvero, davvero super movimentati. Quindi, ripeto ancora, io al momento su questi titoli, detto che non vado ad operare, resterei comunque un po' distaccato. Quindi bisogna far calmare le acque, perché tecnicamente potrebbe anche non essere accaduto nulla. Insomma, si è partiti da zero e si è tornati a zero sostanzialmente. Però capisco chi magari è entrato in corsa sul titolo comprando sui livelli di ieri, ecco, qualche ripensamento potrebbe averlo in questi giorni. Io potrei dire di porre attenzione, come abbiamo detto prima, sul titolo Juve all'eventuale perdita di area 75 centesimi, perché lì si chiuderebbe un movimento a rialzo e magari si aprirebbe una gamba di ribasso un po' più violenta. Certo, Giorgio, è stato molto interessante fare questa panoramica, anzi ti ringrazio, su quello che è accaduto in queste ore proprio ai titoli dei club. Ci torneremo magari perché immagino che comunque se ne parlerà ancora per un bel po'. Poi, peraltro, anche tu hai detto, se non ho capito male, che non credi che sia finita la Super League, cioè evidentemente metteranno a punto altre questioni, cercheranno di capire come portare avanti il discorso in modo meno impattante per il mondo in generale. No, ho capito bene, quindi se ne riparlerà ancora. Sì, secondo me si arriverà a una mediazione chiaramente tra Ah, i top ok. club e poi tutta l'organizzazione della UEFA, ma deve essere così perché in effetti per ripianare un po' tutti i bilanci dei top club o comunque della UEFA stessa serve una mediazione, serve capire come bisogna far evolvere questo modello, perché la Champions League è bellissima, però è anche vero che capitano quelle partite in cui trovi una squadra minore che punta ad arrivare allo 0-0 solo perché deve arrivare, deve cercare di far presenza in questa manifestazione per incassare i 10 milioni di euro che vanno elargiti poi a tutte le partecipanti. Quindi è vero che si deve trovare una mediazione. Come dicevo prima, ecco, non per tornarci sopra, ma il modello Eurolega nel basket sta funzionando da diversi anni, si alza sempre di più il livello della spettacolarità proprio dell'evento stesso, delle partite, proprio perché si è arrivato nel corso degli anni a trovare un punto di equilibrio. E io credo che potrà essere Ok, così anche nel calcio.